ho fatto di meglio. Ah, lo so bene. Anche il suicidio del marchese di Bagno è stato un colpo da maestra. Le autorità pensavano un'allergia dermatologica. In realtà eravate stata voi a mettere del curaro nelle unite scolari. Il mio mestiere. Ed è proprio di questo talento che ho bisogno per una nuova e importante missione da compiere. Di cosa si tratta? Porterete questo plico al duca di Buckingham. Volete sancire un'alleanza con lui? Il re non mi dà scelta. Quell'idiota continua a pensare di poter governare la Francia al posto mio. Gioca ancora a raso? Ma non saprei, si è appena scaricato Tempre. Misericordia. Dunque partirete al più presto per Calais a bordo della Persefone. La nave partirà martedì a mezzanotte. Una volta lì il duca di Buckingham porrà la sua firma accanto alla mia e il tutto dovrà avvenire prima di venerdì, giorno del compleanno del re! Eminenza! Se... Consideratelo fatto. Vieni, se tutto andrà bene, vieni, voi riceverete la gratitudine di un re. Ne sarò lieta, Eminenza, o preferite... Maestà. Maestà? Sì. Mi piace. Suona bene. Mi piace, mi piace, mi piace. Sì, che mi piace, maestà. Accorrete, accorrete, che i prodi moschettieri, accorrete. È arrivato. La rodina. Francesca! Ma che fai? È la mia entrata. Ma stanno ancora a metà scena. E mi sono sbagliata. Francesca, noi tra tre giorni andiamo in scena e tu ancora mi sbagli le entrate. Scusate. Che? Ci stanno i zanzari? Ma che salta canacito mio! Succede sempre qualche cosa! Non posso aprire bocca che subito ci dobbiamo fermare! E prima non si poteva cominciare la scena, che non ci vedeva dentro! E meno male, lasciami su sto faretto che almeno io mi vengo riconosce! E poi tre ore di ritardo sull'inizio delle prove, perché quando ti se la prendono conta, e invece a me mi vengono le occhiaie, e chi ci va in scena? Io no, tu sì, affari tuo. E questi cretini, questi cretini che dietro le quinte ti direte fare il vitello, il vitello. È questo che dice sempre Paralacci. Quest'altro che non sa recitare che è in cane, si sa in cane. È questa stranza che si sbaglia sempre e non fa niente di anche il capo. Branco di cani!